Ciao e benvenuti a tutti. Questa praticamente è la versione beta di Scratch. Vi volevo mostrare non la versione beta, perché comunque già l'avevo fatta vedere. In poche parole si può dire non ora, provalo, oppure importa i progetti. Se volete importare i progetti, cliccate sul pulsante verde, io metto provalo. Che cosa vi volevo mostrare della piattaforma? Praticamente vi volevo mostrare la possibilità che esistono all'interno del sito 17 tutorial. Per chi si approccia alla piattaforma nuova e anche a Scratch, quindi di conseguenza c'è animazioni per iniziare, animazioni che parlano, e un punto e clicca, per esempio un game punto e clicca, un po' di musica, e uno aggiungere sprite, fare in modo che praticamente il personaggio si muovi con le frecce e altri tipi di, insomma, diciamo, animazioni che servono soprattutto a dare diciamo, un po' di lezioni comunque agli utenti che magari non conoscono bene Scratch e materiale, diciamo, disponibile. E penso che siano delle ottime risorse, oltre praticamente alle Scratch Coding Card. Con queste, diciamo, animazioni e anche con le Scratch Coding Card, praticamente gli studenti, le persone, gli utenti sono veramente, diciamo, coperti al 100%. Quindi di conseguenza avete i tutorial all'interno di Scratch Beta, sono molto belli, sono belli colorati, e si aprono facilmente. Vi mostro praticamente che basta cliccare e si apre praticamente, diciamo, il video. Basta che cliccate all'interno del With diciamo, Scratch, you can make your own stories, games. ok, inizio, poca parola, si sta caricando e per passare. Let's start by grabbing a move block. E mostra in poche parole cosa fa effettivamente. E poi per passare al video successivo basta cliccare sulla freccia verde. Oppure, per esempio, tornate a tutorial e ne scegliete un altro voi. Questi praticamente sono delle micro lezioni all'interno già della piattaforma e li trovo veramente fantastici. Sono state create dal team di Scratch e si trovano inside. Quindi, se vi piace, Scratch è un'ottima opportunità, soprattutto a livello didattico, per creare gamificazione in classe e per creare praticamente e per coinvolgere maggiormente gli studenti. Se vi interessa il video, condividete e buona giornata, ci sentiamo al prossimo.